Buonasera Italia, ribenvenuto nella rubrica E la sera a casa di Mirko. Mi piace il titolo però, no? No, era E la sera a casa di Luca. Sì, esatto. Allora, no, parte le monate. Oggi tratteremo una cosa molto menzionata dai camperisti, che è il problema del piatto doccia, ok? Il piatto doccia che si crepa e quindi manda fuori l'acqua dal piatto doccia. Nel nostro caso, però... Allora, appunto, dopo il nostro amico Singaro ha un piccolo problema col piatto doccia, cioè ha un piccolo crepo che sta cominciando a filtrare. La soluzione classica sarebbe di tirare via il piatto doccia e lavorare da sotto il piatto doccia. Ma su Pulmi vuol dire praticamente smontare un bagno, perché bisogna togliere tutta questa parete, perché il piatto doccia è appoggiato sopra. Allora noi interverremo da sopra il crepo in questa zona qui. Noi interverremo qui, il risultato sarà che si vedrà un leggero ritocco dovuto alla vetroresina, perché la vetroresina sarà bianca il più possibile. Si vedrà un leggero sbordare, ma dopo vedremo di sistemare il tutto, di lisciarlo il più possibile. Ma questo è l'unico sistema attualmente per non togliere il tutto, perché qui vuol dire lavorarci dietro un bel po'. Però l'importante è chiudere la falla in modo che non... Non il fallo, Italia, la falla. La falla, ho detto la falla. Bisogna comunque ammuiare il fallo. No, il fallo è un'altra cosa. A casa, che sarebbe il cucchiaio grande, va a ammuiare. Vabbè, no, giusto qua. L'importante è evitare che continui a introdursi acqua all'interno del legno. Adesso carteggeremo la parte. Traduzione dalla lingua volgare, che è l'italiano, alla lingua nobile, che è il veneto. Carteggeremo vuol dire sgrattaremo via, praticamente. Uh-huh, ecco. Esatto. Sì, no, perché non tutti magari sa cosa vuol dire carteggiare, no? Dopo procederemo con l'allargare leggermente il crepo. L'allargamento del crepo è come dal dentista, no? Il dentista è quando ti fa una carie, prima ti allarga la carie per dopo chiuderla. Stessa roba qui. Ecco. Allargheremo la carie per dopo richiuderla in modo che la resina penetri. E dopo di che però si disgiera. Metti un video solo. Mi me banna da YouTube e dopo. Carteggiare bene il colore e dopo si procede. Si procede, cosa significa? Che gli dai la passata di vetroresina? Oh yes. E dopo sfora il silicone bianco? E dopo metteremo un po' di silicone bianco, se tu vuoi. È chiaro però che se non si ha manualità, queste cose non è che uno te le spiega e le puoi fare anche te. Ci vuole la mano, tipo Mirko sa fare ste robe e quindi te capi. L'operazione procede, siamo già arrivati al punto che... Che carino che parla il plurale, che ha fatto tutto lui. Però no, è una forma di rispetto, perché esatto. Anche lui si dà del voi, esatto. Capito? Quindi è giusto, abbiamo adesso fatto il portellino, qui facciamo un po' la ferita. Infatti anche amico parli al plurale, che altri dicessi, ma perché parli al plurale quando ha fatto solo Mirko, ha fatto solo Michele? No, perché è una forma di rispetto, cioè me lo dà del voi, e anche lui sa dà del voi, no? Tu capisci? Guarda che noi altri qua siamo gente rispettosa, eh? Riapriamo un po' la ferita. Uno, due, tre, prova. Se rifaccio che era staccato il microfono. Però veramente è tanto bella sta parete, mi piace tanto, perché mi dà proprio l'impressione di essere in un camper nuovo, perché c'è tanto cambiamento, no? Stamattina sono il più mattutino di tutti, ti dirò che mi sono alzato alle 5:30, no? Questo perché per la seconda volta quelli delle immondizie mi hanno fatto lo scherzetto, cioè che gli sto sulle palle, non lo so. Quando sono venuti a trovare il vetro, mi sono passati attaccati col camion e hanno rovesciato il vetro qua davanti, che non ci sono cassonetti, insomma, ecco, quindi... E neanche a tempo di dire buongiorno, che l'esa qua che sbriga e desbriga. Buongiorno. Bisogna. Vedi, come ti anticipavamo, o meglio, come ti anticipava Mirko, è stato fresata la parte danneggiata e sono stati allargati i buchetti del piatto doccia. Questo perché, come ti avevamo già anticipato, per far sì che entri meglio la vetroresina e quindi abbia del grip nella microstruttura che andiamo a fargli attorno all'area interessata. Sì, che parole quasi tecniche.
È del primo mattina. Del primo mattina, bravo! Del primo mattina. Sta otturazione qua, parliamo da dentisti. Step successivo, purtroppo le riprese non possono essere meglio di questa, nel senso che siamo nella doccia di un camper, quindi gli spazi sono quelli, un po' di immaginazione, un po' di spirito di adattamento, no? Allora, come puoi vedere, Mirko ha dato del nastro di carta, questo per isolare le pareti innocenti, le parti innocenti della doccia, che fanno da confine alla parte danneggiata che andremo a riparare. Tu lo stai in mano là, guardi i tipi di catalizzatore. Questo è estivo, dopo che il cui invernale. Ma qui invernale, dentro da T, faremo un po' troppo reazione veloce, perché i tipi di essiccazione si riduce di circa un quarto. Quindi diciamo che fa poco. Un pezzo di carta scotex. Ma cosa devo fare, non capisco? La porzione magica devo fare. Componente A, o resina, che Dio si voglia dire. Questa è resina con polvere di quarzo all'interno. Questa è la fibra che andremo a mettere per chiudere il tuo buco, è praticamente vetro. Questo è il componente B. Questo è un attivatore, diciamo. Questo è il catalizzatore. Come per dire il catalizzatore. Okay. Questo se va da poco poco. Io faccio 8 perché ormai ho la pratica. Vabbè, se va da qua. Se mescola. Qua. I due componenti con pennello. Come si mescola bene tutto, se dà. Visto che il tuo bagno cambia colore, vuol dire che si deve penetrare. Si picchietta in modo che entra dentro sul buco o sul capo. Ok, bene, adesso se prende sta qua, che è la fibra, se cerca di stenderla là nel buco e si picchietta in modo che diventa un pezzo lungo. Non si respira più, apri un po' le finestre. Apri. Momento. Ma morire così giovane a 90 anni percepiti. Lo so, vergine. Se guarda, vedito. Che è stesa dappertutto? Bene, intanto qua che siamo. Moderni accrocchi. Cioè, magari eri abituato al culo dell'Alessia, però oggi che abbiamo Mirko. Il melato B non è in vendita intanto. Il tempo di asciugatura dovrebbe essere sul quarto d'ora più o meno della resina lì. E dopo vediamo come si comporta, ma ho sempre il campione di riferimento fuori per vedere il tempo di asciugatura. Esatto, quello che volevo dirti. Poi il caro Mirko, che come ben sai fa anche sigillature, sta rifacendo un attimo la sigillatura interna ed esterna del piatto doccia, perché soprattutto quella esterna aveva iniziato a cedere, ogni tanto faceva uscire un po' d'acqua. Questo perché le silconature qua di Pulmin erano ancora quelle originali, cioè di 20 anni fa, insomma, ecco, non sono mai state sistemate, cambiate, niente da niente. Vedi? Questa era quella che tu avevi qua come macchietta di muffa con l'alcol. L'alcol serve a sgassare e soprattutto a bruciare la muffa che c'è e che può continuare a clorificare, perché è un batterio praticamente la muffa, no? Quindi con l'alcol si sgassa bene, si pulisce bene e dopo si dà il silicone, altrimenti non resta attaccato. Vedi? Comunque ci è staccato anche un po' del tuo colore, infatti dovrai in futuro rifare la colorazione del piano qua. Sì, più o meno circa un anno e mezzo che lo diciamo in Italia, vero? È che a mia discolpa ogni volta che trovo il colore poi leggo le recensioni e un sacco di gente che scrive è buono, va bene, e altri dicono fa schifo, si scolla, cambia colore col tempo, e qua e là, e porca troia. Attenzione. E ancora a trovare il colore giusto. Attenzione, il colore che cambia colore nel tempo dipende vari fattori. Il bianco tende a diventare giallo, il rosso tende a diventare rosa, ma quello è il fattore sole o il fattore tempo quando si invecchia. Il colore che si scosta, come ti ho detto ieri, è perché non c'è un primer sotto. Se c'è il primer non si scosta. Questa è plastica, però è già ruvida, senti. Tu quando l'hai ben sgassata, dato un bel primer, qua tu puoi attaccare che colore vuoi. Non va via. Allora, fidati. Prima che la resina continui la sua fase di solidificazione o cristallizzazione, come si vuol dire, è bene già togliere lo scotch perché si va meglio. Non prendere pure se si alza, perché tanto dopo si riabbassa lo stesso. Dopo quei puntini che tu vedi così, dopo un po' di carta vetrata si risolvono, se non ti danno fastidio. Di solito conviene sempre dare un po' di
perché questa quando diventerà dura sarà fibra di vetro praticamente. E sei ricco, taglia? Sì, ti puoi tagliare i piedi, quindi un po' di carta vetrata la diamo, vedi che un po' si è alzata, però non ti preoccupare, va tutta eliminata sta roba qua, è quel po' in più diciamo, l'importante è che resti qua, che abbia aderito qua, dove è lucido, vedi là? Lì l'importante è che sia restata, che è dove c'è il capo. Bene, siamo qua un'altra, penso, buona mezz'oretta, dopo dovrebbe essere asciutta, intanto noi proseguiamo col resto. Guarda, guarda che bella di così. Bello, 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 perfetto, perfetto, perfetto. Da una parte ovviamente ti diverti perché fai le robe tra amici, da un'altra te dici anche tra virgolette che ne approfitto perché dopo mi non so più in grado. Non essere in grado non significa non essere in tasso alcolico, ma significa non essere capace. Non essere capace di far cosa? Cioè, tipo qua io non riesco a mettere l'interruttore, quello che quando apri la porta si accendono le luci, capito? Cioè, attaccare i cavi sì. Beh, però si parla di cose molto semplici, se dopo parliamo di pulsanti e interruttori automatici calamitati eccetera, là non ci siamo comunque. Però guarda Singano dove ha messo, bravo Singano, in manco te attacca le strisce a LED, beh giuste, belle, belle, molto belle, ogni ripiano una striscia LED e l'ultima dietro questo piccio qua. No, aspetta perché qua Andrea del T4 spostate proprio. Allora, nuovo verbo che ho scoperto in padovano, in questo caso, ok, naseimo, cioè rendiamoci conto Italia, me lo sono fatto ripetere 5 volte perché non riuscivo a capire la frase, la serie, cosa si deve dire. Naseimo vuol dire andavamo, ok? Naseimo, cioè rendiamoci conto. O se andava, dipende. Vabbè, se andava, quello è normale. Ma naseimo. Ok. O se è schimese, Dio. Ma sogno così basso, è possibile, no? Aspetta. Eccola, che sono diventato altro. Magia della tecnologia. Italia, bene o male, cameraman permettendo, hai visto come si aggiusta, volevo dire ripristina, ma no, si aggiusta un piatto doccia in vetro resina. Riparazione di emergenza, però. Esattamente, non è una vera riparazione, è una riparazione di emergenza. Se sei nelle zone di Padova, magari Vicenza, quei posti lì, ti conviene fare un salto da Mirko che è falù e fa fat buito. Eccolo.